Siamo in estate e in estate le persone vogliono dimagrire a tutti i costi e sono disposte per dimagrire di scegliere delle strategie anche dannose per la propria salute. Ho fatto questo video oggi perché siete in tanti che mi scrivete chiedendomi se questa strategia può andare bene, se questa dieta fa i miracoli, quali alimenti dovete mangiare per dimagrire, eccetera, eccetera. Il consiglio è sempre il solito: se volete dimagrire, il modo migliore è andare da un nutrizionista, da un dietologo, da un professionista che si occupa di alimentazione ed è qualificato per occuparsi di questo argomento, farvi analizzare, farvi vedere e farvi impostare un'alimentazione adatta alle vostre caratteristiche, che vi permetta di perdere peso in modo graduale, ma soprattutto rispettando la vostra salute. La salute è sempre da tenere in considerazione. Se vi mettete a cercare su internet, googlando, troverete delle diete assurde, diete che possono in realtà compromettere la vostra salute in modo definitivo. Quindi oggi vi voglio presentare 5 alimentazioni che mi è capitato di trovare su internet, mi è capitato che alcuni mi scrivessero chiedendomi dei consigli su queste alimentazioni e che ritengo decisamente assurde. Il mio modesto parere, il mio parere personale è che se trovate queste alimentazioni non tenetele neanche in considerazione, sono diete drastiche, sono diete o strategie alimentari che vi possono rovinare in maniera definitiva. Quindi adesso vi presento queste 5 alimentazioni e vedrete anche voi come queste alimentazioni, come queste strategie dimagranti possano essere assurde. Eppure ci sono persone in giro per il mondo che le hanno adottate, che alcune magari professano anche di aver ottenuto grandi risultati, ma la realtà alla fine è che ci sono tante persone che con questa alimentazione si sono rovinate in maniera definitiva. Quindi se trovate queste alimentazioni, il mio consiglio personale, lasciate stare, andate da un nutrizionista, da un dietologo, da un professionista che vi possa vedere e possa impostare un'alimentazione seria e adatta alle vostre caratteristiche, ok? Ecco le diete. Allora, la prima dieta che ho trovato, che la ritengo decisamente assurdo, è la dieta del cerotto. La dieta del cerotto è stata inventata, penso, qualche anno fa da un chirurgo americano. Questa dieta consiste nell'applicare sulla lingua un cerotto. Vi cucino proprio un cerotto sulla lingua. E cosa fa questo cerotto? Questo cerotto sulla lingua ovviamente vi creerà un danno incredibile. Ed è dolorosissimo, leggendo un po' i commenti di chi ha adottato questa strategia, e quindi vi ostacola l'introduzione di cibo solido. Quindi in questa fase che voi tenete questo cerotto, l'unica cosa che potete fare è alimentarvi con dei liquidi o con degli integratori, sempre liquidi, dati da questo chirurgo che vi sta seguendo. Ovviamente è un cerotto che non può essere tenuto in maniera perenne sulla lingua, perché dopo qualche settimana la lingua incomincia a inglobare il cerotto, quindi in genere dopo 4-6 settimane viene asportato. In genere chi ha adottato questa alimentazione si lamenta di questo dolore incredibile, nell'impossibilità anche a volte di dormire per il dolore. È vero che il peso va giù, ma va giù perché non mangiando ovviamente nelle prime settimane è andata a perdere dei chili. Ovviamente è una dieta che qua in Italia fortunatamente non ho ancora visto nessuno applicarla, però lasciatela stare, decisamente giù. Una seconda alimentazione che voglio parlare è anche questa assurda, perché è veramente, veramente pericolosa. Andava di moda tempo addietro, in cui c'erano alcune star di Hollywood, alcune star famose che dicevano che la utilizzavano per perdere peso. Questa dieta è la dieta della tegna. La dieta della tegna o la dieta del verme solitario cos'è? Consiste nell'andare a ingerire delle uova di tegna, e quindi questo verme solitario, che poi viene a crearsi all'interno del vostro intestino, si accresce, diventa grande, e cosa fa? È un parassita, e quindi quando voi introducete del cibo, lui si nutre del vostro cibo, quindi vi va a togliere tutte le calorie introdotte con il cibo, però anche le vitamine, i sali minerali. Quindi nel giro di qualche settimana questa tegna
aumenta di dimensioni, deposita anche delle uova, quindi si formano poi all'interno delle altre tenie, e le persone che adottano questa alimentazione sì, vanno giù di peso, però corrono dei rischi incredibili, perché questa tenia vi va a togliere tutti gli elementi nutrizionali importanti per la vita, e quindi potete anche andare a compromettere la vostra vita stessa, o comunque potrete andare a prendere delle infezioni portate da questo parassita. Non a caso alcune persone sono anche morte, ci sono alcune forme di meningite che possono derivare da questo parassita. Quindi questa alimentazione qua, vendono queste uova, mi sembra anche su internet, c'erano dei siti una volta in cui si poteva acquistare delle uova di tenia, ma lasciate stare questa alimentazione, decisamente pericolosa, decisamente una strategia da non utilizzare, che può compromettere in maniera definitiva la vostra salute. Anche questa alimentazione giù, da evitare in tutti i modi. Un'altra dieta che ho letto qualche tempo fa, sempre, che mi è anche stato chiesto se potesse andare bene per dimagrire o no, è la dieta del cottone, la cotton ball diet, una roba assurda, perché cosa consiste questa dieta? Questa dieta consiste nell'andare ad ingerire del cotone, delle palline di cotone, alcuni casi dicevano di bagnarle con del succo di arancia, con del succo di limone, e quindi voi mangiate questo cotone va a riempire lo stomaco e quindi riduce la vostra senso di fame, va a saturare un po' la ghiandola della sazietà, quindi voi siete sazi, e quindi anche qua è una strategia per gonfiare e riempire lo stomaco senza introdurre del cibo. Anche questa era una tecnica utilizzata da alcune modelle dell'est, è andata un po' in voga anche perché c'erano dei youtuber che si mostravano ingerire questa tecnica, questo cotone, però una dieta assurda, perché anche in questo caso qua, andando a mangiare cotone, andate a rovinare un po' tutto il vostro apparato digerente, andate a privarvi di elementi nutrizionali importanti per la vita, e quindi non dimagrite, deperite. Quindi un'alimentazione decisamente assurda e secondo me da malati di testa proprio, perché mangiare il cotone non è la soluzione migliore per dimagrire. Anche questa alimentazione giù. La quarta strategia che vi voglio parlare, questa è una strategia che ancora oggi va di moda, ancora oggi ci sono alcuni dietologi che la introducono, e cioè andare a dimagrire andando a introdurre dei lassativi, dei diuretici. Queste sono tutte tecniche utilizzando dei prodotti chimici che anche qua alterano un po' il vostro modo naturale di scendere di peso, perché buttate sì fuori tanta roba di quella che ingerite, però come ben capite non è una soluzione duratura nel tempo. Anche questi prodotti, questi diuretici, questi lassativi possono creare gravi problemi a livello del vostro sistema, del vostro corpo, quindi questa è un'altra strategia da evitare in tutti i modi, non è il modo corretto per dimagrire. E la quinta strategia, che ritengo anche questa assurda, eppure ci sono persone che la adottano e la portano avanti, è la dieta del respiro, la dieta bretariana, la dieta dei respiriani, chiamatela come volete, ci sono tante diete assurde ma non così estreme. Praticamente questa dieta dice che dovete alimentarvi semplicemente con il respiro. Ovviamente è un po' una tecnica mistica, dice di respirare, la respirazione è il nutriente migliore per il proprio corpo, ricavate energia dal sole e questo è il modo migliore per vivere e per andare giù di peso. Ovviamente, come ben potete capire, vivere solo di aria è una pazzia, può andare magari bene un giorno perché avete mangiato il giorno prima tanto e quindi volete disintossicarvi, ma portare avanti questa dieta del respiro per settimane, per mesi, è veramente una follia e porta il vostro corpo ad avere dei grandissimi rischi per la propria salute. Questa alimentazione anche non è da seguire, perché è veramente pericolosa per il vostro fine. Come avete visto, sono 5 strategie dimagranti estreme e che non porteranno nessun risultato al vostro corpo, se non quello di andare a boicottare la vostra salute e di andare a creare dei danni perenni e irreversibili. Se ascoltate me,
Dimagrire significa calare sì di peso, ma significa calare di peso in modo graduale ed equilibrato, sempre controllando, diciamo, quello che mangiate con dei cibi veri e abbinando del sano movimento. Una buona alimentazione abbinato a del sano movimento sono i due ingredienti essenziali che vi permetteranno di dimagrire in modo concreto, in maniera graduale e costante nel tempo. Questa è la scelta vincente. Ciao ragazzi e continuate a seguirmi.